Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo lo scoppiettatore. Fucile pesante inverno, fucile pesante semiautomatico a elevata cadenza di fuoco, ma dalla capienza ridotta. Attualmente ottenibile tramite l'incarico sopravvivi 30 minuti in una missione singola di buona mischia, quindi sempre nella zona Frostnight. Lo scoppiettatore si presenta purtroppo con l'ultima perk fissa, dopo 5 colpi alla testa di fila i danni delle armi a distanza aumentano del 30% per 10 secondi. Come vedete anche queste due varianti posseggono la stessa identica perk, dopo 5 colpi alla testa di fila i danni delle armi a distanza aumentano del 30%, che ahimè è l'unica variabile, quindi ce la dobbiamo far andare bene per forza. Comunque questo scoppiettatore ho deciso di percarlo con 135% danni critici, 30% danni in ordine dall'alto in basso, elemento energia e 20% danni, livello critico e più 75% di velocità di ricarica. Perché se non andiamo a mettere una perk di velocità di ricarica, avrà più o meno un tempo di ricarica di 4 secondi, siccome carica colpo per colpo quest'arma. Ha una dimensione caricatore originale di 5 colpi, che in questo video andremo a tenere così, e andremo a boostare tantissimo solamente i danni. Comunque con la perk di velocità di ricarica il tempo complessivo si aggira ai 2,3 secondi. Come dicevo, ha un caricatore da 5 colpi, para un colpo alla volta, sebbene il colpo comunque sia in grado di colpire più di uno zombie. E appunto la sua unica pecca fino a questo punto è l'ultima perk, perché ahimè con un pompa non saremo sempre in grado di mirare in testa, o per lo più avrei preferito comunque una perk che rallentasse tutti i mob o qualcosa del genere, anche perché ha una dimensione del caricatore di 5 colpi e dopo 5 colpi alla testa di fila, beh, capite bene che non sempre sarà sfruttabile al massimo. Questo pompa ha una gittata di 2048, più o meno 5 tiles. Spara davvero velocemente, essendo che comunque è un fucile pesante semiautomatico a elevata cadenza di fuoco. L'unica cosa che appunto, se scaricheremo il caricatore e continueremo a spammare appunto l'arma come capiterà spesso, l'arma caricherà un colpo alla volta, dopodiché lo sparerà immediatamente. Tutto sommato raga, vi devo dire la verità, non mi è dispiaciuto affatto girare il video con questo pompa, nel senso che è stato davvero divertente da utilizzare, ma anche nella zona endgame si è dimostrato davvero all'altezza. Se dovessi paragonare questo pompa a uno già esistente, probabilmente lo paragonerei molto al Ground Pounder. Una sorta di Ground Pounder con meno gittata e più dispersione dei colpi, possiamo dire. Però questo pompa è uno di quei pompa davvero spammabili, come penso ormai tutti abbiate visto. Quindi anche non avendo una buona mira, comunque avendo una velocità di ricarica davvero elevata, non sarà un problema smirare uno o due colpi. Potrete sempre ricaricare veramente in fretta e riprovare subito. Ed ecco che allora entra in gioco anche la build con pronto e carico, Genesi Teschio. Poi per questo video ho deciso di utilizzare il vantaggio squadra del totalmente rock, quindi vado a incrementare il mio livello critico, quindi ho inserito sempre subwoofer e palla caduta. Effettivamente avrei potuto mettere anche il soldato che dopo un tot di uccisioni mi fa entrare direttamente in totalmente rock, però giocando comunque a distanza molto ravvicinata col pompa anche le palle da football sono un'ottima opzione. Poi forza di dinosauro, comunque totalmente rock, vi ricordo che mi cura anche, quindi andrò sempre ad aumentare la mia vita. È vero, non ho il vantaggio squadra del ritorno di fiamma, però comunque vado ad aumentare i miei danni a distanza. E proiettili esplosivi, quindi vado a incrementare i danni dei fucili pesanti. Vabbè, come principale ovviamente ho incrementato i danni critici del fucile a pompa. Inutile dirvi raga che comunque ci sono mille altre build possibili da utilizzare per qualsiasi altra arma. Non basatevi esclusivamente sulle build che io vi propongo, anche perché ci sono molte varianti che molte volte non faccio neanche in tempo a mostrarvi. Io raga per oggi vi ringrazio di aver guardato questo video. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate dello scoppiettatore. Beh, io posso dirvi che sinceramente non me lo aspettavo così. Me lo aspettavo leggermente inferiore, se posso essere sincero. Mezzo punto in più per lo scoppiettatore. Io vi ringrazio di aver guardato il video. Noi ci vediamo alla prossima. Ehi, per un 2020 migliore, inserisci anche tu Kino TV nell'item shop di Fortnite. In questo modo supporterai questo canale anche nel 2020. Bella bella!
wish to stay.